Aggiungo oggi questo video per far vedere come i giorni riferiti a oggi, 13 agosto 2019, a partire da tutti i movimenti vitali che hanno riguardato la mia famiglia, sono particolarmente indicativi riferiti alla storia sacra. Intanto, per prima cosa, osserviamo il valore numerico in gematria italiana dei nomi di questi italiani. Romano vale il numero d'ordine delle lettere corrispondenti al numero da 1 a 21. R è la lettera numero 16, la O è la 13, la M è la 11, la A è la 1, la N è la 12, la O è la 13. Il totale 66 è il valore cabalistico o in gematria di Romano. Luigi, dato da 10 più 19 più 9 più 7 più 9, vale 54. Amodeo, dato da 1 più 11 più 13 più 4 più 5 più 13, vale 47. Luigi Amodeo, nome e cognome di mio padre, valgono 54 in Luigi, 47 in Amodeo e un totale di 101. Quando noi combiniamo padre con figlio, ossia Romano primogenito con Luigi Amodeo, il prodotto di 66 per 111 raddoppia in sostanza il numero dei 6. Infatti è uguale a 6.666. Quando noi togliamo una cifra, in sostanza facciamo una sorta di mediazione tra il valore singolo del primogenito e il valore del primogenito quando è combinato con suo padre. Allora, quel valore aggiunge una cifra 6 alle 6 di Romano, mentre la toglie alle 4 cifre 6 di Romano per Luigi Amodeo. Visto ciò, ora occupiamoci in maniera oggettivamente rilevabile alla data di nascita di Luigi Amodeo, l'AM Luigi Amodeo, che come data natale quella del 777, essendo nato il 7 del mese 7 del anno 7 riferito al secolo 19. Dalla nascita di Lamech, che rimanda proprio in Bibbia, Lamech, non Lam che, Lam è chi, ossia che Lam, che Luigi Amodeo. Lamech in Bibbia vive 777 anni e sono questo 7 più 7 più 7 quando si inseriscono le gerarchie delle unità, delle decine e delle centinaia. Ora, dalla nascita di mio padre a questo giorno del 13 di agosto ci sono 6 più 6 più 6 in relazione a egli che è 7 più 7 più 7 ed è l'unità dell'opera. C'è l'unità cosiddetta
corrispondente solo nel lavoro, il 6 più 6 più 6, che si presenta in modo trino e esiste come tale nel 40.999, che esprime in 999 tutto il movimento di 1 dentro 10 al cubo, che è l'unità nella Trinità di Dio, quando a Dio è assegnato il valore 10 a sua immagine e somiglianza, tanto che la sua Trinità 10 per 10 per 10 è 1000, e 1 collocato nel 1000 si muove totalmente di 999. Quindi 999 è tutto il moto di 1 in tutto il 1000, che si muove per quel 40.000 che è tutta quanta la realtà. 10 elevato a 4, 10.000, quando è solo riferita al tempo, e 30.000 quando è riferita al suo spazio. Per cui 10.000 più 30.000, 40.000, è tutta la realtà spazio-temporale. Quindi, dalla nascita di Lam, che è corrispondente a 7,7 del 7, il quantitativo è esattamente dato da 1 che si muove in tutto il 10.000, il 1000, il quale 1000, quando esiste come 10 più 30, è tutta quanta la realtà dello spazio-tempo. Questo in relazione al Padre. Quando andiamo a riferirci alla Madre, abbiamo la manna che discende dal cielo. Infatti abbiamo Maria Annina. Annina è il diminutivo di Anna, e Maria Anna è la M Anna, la manna discesa dal cielo. Quando la manna discende dal cielo in giugno, il 29 di giugno, in cui c'è il sacrificio dei santissimi Pietro e Paolo, è una manna che discende dal cielo nel segno del sacrificio dei principi della Chiesa. E a questo punto vediamo in che modo si trasforma il Padre in questa Madre. Mentre il Padre è 6 più 6 più 6, in relazione alla Madre abbiamo il 666. Insomma, abbiamo lo stesso che si muta quando passiamo dal 7,7 del 7 di Luigi Amodeo al 777 di Lamech. A questo punto, per la Madre, passiamo dal 6 più 6 più 6 del Padre al 666 della Madre. E mentre il Padre in 6 più 6 più 6 si moltiplica per 3, il 666 della Madre si divide per 3. Ecco, questo è tutto il percorso di tutta quanta la realtà, perché 666 diviso 3 sono 222 e si riferiscono a tutta la realtà 40.000. Quando andiamo a prendere la nascita del gemello di Romano, di R, e nel suo valore primo, che poi, essendo uguale a 16, nei 16 primi è tutto il contenuto gematrico 381 del suo nome, ebbene, dalla nascita del secondo aggiunto a R, che è Beniamino, che è Ben quando è aggiunto alla R di Ruben, il primo figlio di Israele, Giacobbe, ebbene, dalla nascita di Beniam, Benito Amodeo, nel vezzeggiativo del Beniamino, ecco che abbiamo ora che gli stessi 666 legati alla Madre,
che nella madre si dividevano per 3, ora si dividono per 1. E abbiamo con questo figlio l'unità nella Trinità. Era la Trinità in relazione alla madre, diventa l'unità in relazione al secondogenito Beni Am. E 666 diviso 1 percorre quello che era nel padre. Nel padre era 7 più 7 più 7, ma ora alla Trinità del padre si aggiunge ancora un 7, nel segno dell'unità della Trinità del 7. E quindi vedete che come Benito unifica la madre, che prima si divideva nel 666 per 3, ora unifica quello che era il 666 diviso 3, facendolo diventare 666 diviso 1, e aggiunge un 7 al 7 più 7 più 7 del padre. Questo accade alla dimensione di 10 elevato a 3, ossia alla dimensione una e trina di Dio. Ora ci sono gli arrivi dal cielo, per noi sono visti come la morte. La morte di mio padre è stata in realtà la discesa di mio padre dal cielo. E questa discesa di mio padre dal cielo è avvenuta nel giorno 5 del mese di giugno dell'anno 83, mentre nel 38 è la nascita del primogenito. Essendo opposto al figlio nato nel 38, il padre muore nell'83, ma è una morte per modo di dire, perché è una discesa dal cielo qui sulla terra. Ecco, dal giorno della discesa dal cielo di papà al giorno di oggi ci sono questi che erano prima 666 diviso 1 nel figlio, che ora diventano 66100 e 6600, ossia diventano 132 centinaia. 66 più 66 fa 132, ma 66 è il figlio romano che esiste come 100 ed esiste ancora come un altro 100 sull'altro lato del piano, costituito da 132 centinaia, 66 in un lato, ossia un romano in un lato, e un romano perpendicolare trascendente nell'altro lato. E quanto avanzano questi che sono qui per tutto quanto il lavoro che era esistente già nel padre, ossia per 6 più 6 più 6 giorni, stavolta unitari, non moltiplicati per 3, e sono i 18 che si aggiungono alle 132 centinaia. Quando è il momento che discende dal cielo la manna, ossia la Marianna del diminutivo di Mariannina, quando è questa manna che discende dal cielo, di fatto io l'ho vista come la morte di mia madre Marianna. Lei è discesa dal cielo nel 2000 e nel giorno di 7 del mese di aprile. Ebbene, dal 7 di aprile del 2000 esatto, abbiamo che rispetto a oggi abbiamo un 66 ancora romano che si muove di 1, ossia si muove interamente questa volta, e si muove in modo pari a tutta quanta l'opera, che sono 7 volte quel 1000 che è l'unità e trinità di Dio quando Dio assume il modo lineare
L'immagine è la somiglianza del 10 matematico. Ora, avendo visto che la manna discende dal cielo esattamente in un modo che è ancora coerente con Romano 66, guardiamo ora la discesa di Gesù dal cielo. La discesa vera di Gesù dal cielo accadde il 21-12 dell'anno 12, in cui sembrò che Gesù risalisse in cielo perché aveva terminato la sua opera. Il mondo ha conosciuto questa data come quel termine del calendario Maya in cui sarebbe iniziato un tempo assolutamente nuovo. E infatti, dando segno a Gesù che discende dal cielo in quel periodo, è proprio in quel momento che comincia l'opera di Gesù. E quindi, altro che se aveva ragione il calendario Maya a prescrivere che in quel momento sarebbe iniziata un'opera totalmente nuova. Sì, l'azione di Gesù Cristo nel mondo reale. Ebbene, da quel giorno in cui è scritto nel calendario Maya questo fenomeno, che era già descritto dal profeta Daniele, che aveva detto che era il momento in cui cessò il sacrificio quotidiano di Gesù. Cessò perché in apparenza fino a quel momento lì Gesù era tornato dal cielo e nessuno lo aveva riconosciuto. Tanto che per lui è stato un bel sacrificio essere ritornato, essere rimasto tra noi, tra i suoi cristiani eletti, e nemmeno uno, anzi solo uno, romano, continuava a dire che era disceso dal cielo usando lui come un asino. Ma l'unico a scoprirlo è stato chi lo ha portato in groppa come un asino che portava in groppa Gesù lì, verso quella Gerusalemme in cui sarebbe stato prima accolto con gli Osanna e poi crocifisso. Ebbene, ecco il giorno in cui cessa il sacrificio quotidiano. Il sacrificio quotidiano per Gesù e anche quello di essere ancora in cielo. Cessa il sacrificio di Gesù ancora in cielo quando discende dal cielo in quel momento, e da quel momento in poi incomincia la sua opera. E vedete che i conti tornano, sia che noi li vediamo nel verso gestito da Satana, che è quello reale, sia nel verso gestito da Dio, che è quello che discende dal cielo. Ebbene, dalla discesa di Gesù dal cielo, il 21-12 dell'anno 12, a questo giorno qui del 13-8-2019, il 66 di Romano diventa essenziale, ossia dice chi è il 66. Sono due sei. Infatti noi l'anno che ha 66 giorni lo chiamiamo bisestile perché ci sono due sei nel 66 e i due sei si mettono in modo tale che il 2 assume il valore 10 e il 6 assume il valore unitario. I due sei sono 26. E questi 6 e 2 10 percorrono 124 ore, o se preferite, 100 volte i 12 apostoli di Gesù e 100 volte le 12 tribù di Israele. Quando sommiamo le 12 tribù di Israele ai 12 apostoli di Gesù, abbiamo la notte sommata alle ore del giorno e sono 24. Ora è
è la volta che dal cielo discende Beniamino. Quando scende dal cielo mio fratello Beniamino, quando scende, io lo pianto come morto, ma la verità è che tutto scende dall'alto. Era in quel momento che iniziava veramente a vivere mio fratello, che era creato dalle polveri del suo sepolcro, e da allora ha cominciato a esistere tra di noi nel tempo che va verso il passato, quello governato da Dio. Ebbene, dalla discesa di Beniam dal cielo, che è stato il 7 come giorno dell'anno 7 più 7, ossia del 14, e in ciò anche egli è stato nel segno del 7 più 7 più 7 di suo padre, essendo nel segno di sua madre, poiché Benito Amodeo è morto lo stesso 7 aprile, lo stesso 7-4 in cui era morta nostra mamma. 7-4 è l'inverso del 4-7 indicante Amodeo, e il 47 uguale Amodeo è lo stesso 47 di Tamar, che è secondo gli estremi di Baratta Mariannina, Tamar, gli estremi congiunti. Tamar è 47, Amodeo è 47, e come vedete la stessa cosa che succede a Tamar qui nel segno del 47 succede a Benito Amodeo, tutti e due apparentemente morti nel mese 4 del giorno 7. 7 e 4 è 74, è il giorno e il mese, 47 è il mese e il giorno. E nella gerarchia esatta del mese e del giorno, che è 47, sono madre e padre, Amodeo e Tamar, che si ripetono pari pari nel secondo genito Benito Amodeo. Ecco, da quel giorno lì, come si mette il tempo dei giorni in relazione a oggi? È la stessa cosa che capita per la mamma. È l'essenza del 66 data da 2-6, e questi 2-6 questa volta però, idem sempre 2-6, si dividono per 2, diventano 13. Perché si dividono per 2? È perché Benito Amodeo è uno solo dei due gemelli, e quindi a lui spetta solo un 13 aggiunto all'anno 1941 della sua nascita. Infatti 1941 più 13 fa il 1954, che è l'anno del 1954 e che è nel numero dei giorni la distanza esistente rispetto a oggi. Vedete, per Romano Amodeo, che è nelle fattezze di Enoch, vissuto un numero di giorni che sono quelli dell'anno 365 e che uguagliano poi il numero degli anni, che sono 365 anche come anni, il valore dei giorni e il valore degli anni sono la stessa cosa. E qui succede anche qui la stessa cosa, perché l'anno 1954 diventano i giorni 1954 del secondo riferito a lui. E come vedete, ora questa
condizione qui, adesso, visto che Beni Am è legato proprio a Gesù, e perché? E perché rappresenta, in relazione a ciò che è accaduto in me, in cui io morii e fui resuscitato da Maria Santissima che inserì Gesù alla salvezza di Padre e Spirito Santo, questo Gesù venuto realmente su di me a salvare dalla morte l'asino, è venuto poi in modo visibile come la vita nuova del secondogenito, praticamente gemellato a lui, gemellato a me, e come espressione poi vera, incarnata del Gesù, opera di Maria Santissima in me. Chi ha rappresentato quel figlio venuto su di me è stato il secondo a me. Ecco perché questo secondo a me ora va riferito anche alla profezia di Daniele, proprio alla data prevista da Daniele. Daniele aveva previsto che a partire da un tempo, tempi e la metà di un tempo, poi precisati in tempo come 1290 giorni, tempi 1335 più 1, e la metà di questo che sommato insieme fa 26 più 26 è quel tempo di 1313, ossia di 1313 giorni, che posto oltre il calendario Maya, ossia quando Gesù è sceso dal cielo, posto allora in essere, porta al 26 di agosto del 1900, del 2016. Ecco, da quel giorno lì a oggi, vedete, i giorni sono divenuti esattamente quanti quelli di tutto quanto il tempo unitario. 1113 giorni sono proprio 1111 più 1 e 1. Questo 1 e 1 fa parte dell'area trasversale di lato 1 e 1, che è quella che moltiplicandosi per 1111 riduce il volume a 1111. Per questo però il 1111 è 1 e trino, perché è 1 nel volume di 1111 ed è trino quando lo andiamo a misurare attraverso le lunghezze. 1111 quella del flusso e 1 più 1 quella dell'area che fluisce. Ebbene, come vedete, quando noi misuriamo tutto questo dal giorno che Daniele aveva previsto, ossia dal 26 di agosto del 2016, i giorni a oggi sono questi 1113, che cosa riguardano? Idem, vedete, la stessa cosa che abbiamo visto per la nascita di mio fratello. C'è questo 13 che ora si è reso evidente. Idem, ossia 2,6 diviso 2, che percorrono che cosa? 166 diviso 6. 66 diviso 6 forma che cosa? 66 centinaia. Quando queste 66 centinaia le dividiamo per 6, abbiamo 11 centinaia. Quindi vedete in che modo c'entra esattamente qui Romano, ma c'entra anche il prodotto di Romano per Luigi Amodeo, ossia quello intero dato da 6666, perché quando è 6666 che si divide per 6 rimane 1111, e a questo punto al prodotto di
romano per Luigi Amodeo diviso per 6, va aggiunta unicamente che cosa? Il 2 di Padre e Spirito Santo, perché quando noi andiamo a dividere il prodotto di padre per figlio e poi lo dividiamo per 6, lo riduciamo all'unità e bisogna aggiungere due valori all'unità per portarla alla Trinità. Ora, l'ultimo bilancio che c'è da fare sta proprio nel fatto che io, Romano, mi sono riconosciuto in Enoch, il quale Enoch camminò 2 volte con Dio, visse 600, il numero degli anni uguale agli anni di un giorno, quindi 365, e quando è un fattore primo, il suo risultato è il fattoriale, e il fattoriale di 365 anni sono 25 anni, ossia l'anno 25,104, virgola il 10 come ottobre, il 4 come giorno 4 di ottobre. Quindi quando Enoch camminò con Dio e non fu più perché Dio lo aveva preso, è perché il fattoriale si impone come l'anno 25, virgola, il mese 10 e il giorno 4 della fine di Romano, ossia del momento in cui Romano discende dal cielo. Ecco, da quel giorno lì, che ancora non è venuto, rispetto a oggi, c'è da fare un conto alla rovescio. E il conto alla rovescio porta al fatto che oggi i giorni, da questa data futura che ancora non c'è e che verificherete voi se è vera o no, ossia che io salirò in cielo e dunque sarò disceso dal cielo il giorno 4 del mese 10 dell'anno 2025, lo constaterete voi, ecco, da quel giorno a oggi abbiamo 2244 giorni, che sono, guardate un po', uguali a 66, ossia romano, per 102. E chi è 102? È il padre, Luigi Amodeo, la creatura, più uno, il creatore, e diventano 102. 66 per 102, divisi poi per 3, formano questo valore unitario di 2244 giorni, che sono quelli che mancano ancora e che, come vedete, sono proprio coerenti al valore della gematria di Romano, di suo padre che assume la sembianza di Dio nel valore gematrico, e più uno, quell'uno che è il valore assoluto, è un valore che non è un numero primo. Perché? Perché tutti i numeri primi sono tra i numeri naturali, i quali numeri naturali impegnano già tutti quanti l'unità come il denominatore, anche quando il numeratore è indeterminato, è assoluto, ossia è zero. Quindi quando noi abbiamo che tra numeratore e denominatore la somma è 1, quella data dal numeratore 0 più il denominatore 1, abbiamo che questo valore 1 complessivo non è un numero, è un numero indeterminato, perché 0 diviso per 1 è indeterminato. Perché sia determinato, non deve essere 0 il numeratore, ma deve essere 1. Allora abbiamo un numeratore 1 e un denominatore 1, la cui somma è 2, e questo 2 è il numero primo, primo. Ecco, vedete, qui c'è tutto un numero primo, 2222, sommato a un altro numero primo, 22,
E vedete bene che esiste il primato alla dimensione 4 dello spazio-tempo e alla dimensione 2 dell'area dello spazio-tempo. Come vedete, questi conti risultano relativi al giorno di oggi particolarmente significativi, significativi di un legame con il figlio di Davide. Il figlio di Davide è, lo sanno tutti, Gesù. Gesù è chiamato il figlio di Davide, ma Davide non è il costruttore del Tempio. Il costruttore vero del Tempio è suo figlio, a specificare che sarebbe stato Gesù il costruttore del Tempio. Ma il costruttore reale del Tempio, sarebbe stato il figlio di Davide. Il suo nome? Salomone, un omone di Sal, di Salerno. Salerno, omone di Salerno, ricchissimo Salomone, ricchissimo. E come è possibile che questo omone che esiste in me oggi assuma le sembianze di un re Salomone, di un grande uomo di Salerno? Com'è possibile se oggi questi tre sei che vediamo nella nascita di Mariannina e nella nascita di Benito Amodeo, li vedete? 666 diviso 3, 666 diviso 1, se questi tre sei non escono oggi, proprio in quel gioco italiano in cui si celebra il 6 esatto. Ebbene, se oggi c'è il 6 esatto che si celebra, il 6 esatto celebrato oggi è quello che state vedendo voi ora davanti ai vostri occhi.